ben ritrovati a tutti i telespettatori di Le Fonti TV, ben ritrovati agli appassionati delle Universiadi, l'unico campionato forse al mondo destinato solo a studenti universitari. E allora andiamo a vedere subito come si stanno comportando le diverse squadre che stanno partecipando a questo torneo, che ha avuto una fase, ricordiamo, preliminare, che ha visto poi partecipare alla fase, alla seconda fase, quella definitiva, solo le squadre che avevano ottenuto un certo margine di risultato positivo. Adesso si è passati alla seconda fase, quella con denaro reale. Primi sono i Tredis, una squadra di Praga, dell'Università di Praga, con il 107,06. Secondo, Federico II di Napoli, 52,55. Terzi, l'Università di Ancona, 10,14. Quarti, Matematica di Torino, con l'8,39%. Quinta, Budapest, 8,37. Sesta, Double One, la Lewis di Roma, 0,50. Poi 0 e poi tutto il resto in negativo. Già diverse squadre, tra l'altro, sono state squalificate per aver conseguito una perdita superiore al 30% del capitale. Parliamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 squadre oltre 40 che sono state squalificate perché hanno perso oltre il 30% del capitale. C'è un bel gruppetto di testa. Sono passate solo poche settimane dall'inizio di questa competizione. Ora so già quello che state dicendo da casa. Questo 107% magari è stato creato artificiosamente, invece se si vanno a leggere i trade si vede che questi ragazzi hanno operato sulla lira turca, per esempio, e quindi hanno inseguito il trend. Secondo me questi ci sanno fare. Adesso colleghiamoci con Torino, dove c'è Carola Montaldo. Carola, buongiorno! Buongiorno Giuseppe, buongiorno ai telespettatori! Ah, siamo tanti, qua però! Ottimo, ottimo, più siamo meglio stiamo. Vedo anche Elena Motta, direttore generale di Directa, e poi vedo il team Matfin Traders di Torino. Allora Carola, io partirei subito da te però, per capire bene la classifica. C'è un gruppetto di testa, poi ci sono molte squadre in negativo. Si sta sviluppando in maniera diversa rispetto agli altri campionati questa classifica? Diciamo che sicuramente le differenze che vediamo dalla fase, diciamo, delle qualifiche, in cui con denaro virtuale forse è stato un pochino più facile l'approccio ai mercati, più che per il denaro virtuale, per il fatto che fossero operazioni multi-day. Quindi non c'era la frenesia, e si faceva un'operazione al giorno, intesa sul titolo, e quindi c'era un pochino più di tranquillità e forse tempo di studiare quella che era, diciamo, il titolo più corretto su cui esporsi. In realtà sì, le perdite dei ragazzi sicuramente si attestano sul 30%, perché il limite quest'anno di perdita consentito è di 1.500 euro, quindi 30% del capitale iniziale. Abbiamo attualmente 12 squadre già squalificate, ma il dato significativo è che su 28 squadre in classifica ce ne siano solamente 7 positive. Tra l'altro 7, volendo dare una mano alla Bicocca, che ha un 0,02%, e la Lewis Blue Double One, che è un più 0,50%. Quindi vuol dire, considerando il tutto, sono solo 7 quelle che sono riuscite a rimanere nella parte verde. Ecco, Elena, Directa non vuole fare il broker. Directa vuole passare alla storia, perché voi state creando dei veri e propri personaggi nell'ambito della finanza. Abbiamo visto tra l'altro sul palco di Napoli Giovanni Pontonio, che dovresti conoscere, o no? Certo, certo, è stato fantastico. Lui ha, dopo aver partecipato all'Universiadi, ha vinto anche la Trading League, la competizione che organizziamo insieme a Davide Biocchi con questa competizione online. Lui è arrivato primo, è veramente stato molto molto bravo, veramente si è creato il personaggio più che avevano creato noi l'abbiamo scoperto, diciamo così. Ecco Elena, guardando gli eseguiti ho visto molto Forex, no?
Quindi la scelta come intermediario di fare l'accordo poi con LMAX e proporre il Forex, questo sta, cioè, nei gusti dei giovani, soprattutto dei più giovani, il Forex rimane un elemento determinante. Sì, è vero, i dati ci confermano questo. Piace molto il Forex e stanno ottenendo anche buoni risultati. Quindi sì, il Forex piace ai giovani. Perché secondo te questo? Ma diciamo che l'utilizzo delle leve, un mercato veloce, può essere questo, e anche un mercato globale. Quindi va un po' nella tendenza, del mondo di adesso, cioè della globalizzazione. Ecco, bene, allora andiamo a sentire tra i partecipanti al no, però allora prima dei partecipanti volevo sapere se era collegato Davide Biocchi che è in telefonica, quindi così lo sentiamo subito. Davide, ci sei? Certo, sono qui. Ciao Giuseppe, saluti a tutti gli amici di diretta e a tutti i telespettatori. Allora, queste competizioni sono una fabbrica di creazione di nuovi personaggi, Davide. Beh, insomma, quando abbiamo organizzato la Trading League non abbiamo avuto dubbi, uno degli slot sistematicamente deve andare diciamo, a premiare questi che abbiamo definito young talent, giovani talenti, no? E da questa fucina che sono le universiadi noi cerchiamo di estrarre il meglio secondo certe caratteristiche, quindi facciamo anche una valutazione non solo, diciamo così, sulla performance, ma anche con un po' di senso critico sul tipo di trading che viene effettuato. Ecco, Davide, dal numero di partecipanti, no? Dal numero di squadre che partecipano, si vede come se ci fossero dei giovani, che vogliono fare trading, vogliono partecipare, però poi quando si va a parlare con gli intermediari, molti broker, si lamentano che il ricambio cosiddetto generazionale è molto lento, cioè noi facevamo molto più trading di quello che fanno le nuove generazioni. Mi aiuti a capire, a spiegare questa contraddizione? Oppure la contraddizione è che ci sono meno soldi in generale? Diciamo ci sono due elementi da considerare. Primo, che il trading oggi è senz'altro più popolare tra i giovani di quanto non lo fosse quando io, per esempio, ero giovane, ok? Senza dubbio oggi c'è molta più attrazione per questo tipo di attività. Senz'altro però quello che accade è che l'Italia, dopo tanti anni di crisi finanziaria, purtroppo ai giovani non riserva delle grosse opportunità, per cui difficilmente hanno dei risparmi da gestire. La voglia dei giovani di fare trading la si vede benissimo attraverso una, come dire, opportunità come quella che Diretta mette a loro disposizione con le universiadi. Le loro possibilità invece, e qui veniamo al concetto del ricambio generazionale, sono vincolate purtroppo al momento al fatto che difficilmente un giovane oggi dispone di risparmi tali da poter in autonomia fare trading. Quindi si dovrà trovare il giusto compromesso, ma vorrei ricordare che il popolo dei trader in Italia ha un'età media piuttosto avanzata e ce l'aveva anche nel 2000, se posso dire, e presumo che con questa generazione l'età media si abbasserà senza dubbio. Ecco, non so se hai visto le operazioni, c'è molto Forex dove l'ingresso medio è molto più basso di quello che potrebbe essere sulle azioni, cioè anche se il lotto minimo sulle azioni non c'è, però sulle azioni si intende, solitamente si entra con capitali molto più elevati. E forse anche questo è il successo del Forex? Davide? Sì, sono qua. Sì. Beh, diciamo questo, che come è già stato sottolineato, ai giovani il Forex piace perché è comunque un mercato globale, attraente, molto dinamico, mo aperto praticamente sempre, e quindi ai giovani, i giovani lo trovano attraente. In più offre delle leve più significative ed è per certi versi più facile rispetto alle azioni che hanno dei tecnicismi. Diciamo più specifici. Vorrei dire che soprattutto si vede bene come il trading sia attraente per coloro che non sono residenti in paesi dove c'è una borsa con una forte storia. Per esempio in Repubblica Ceca c'è una borsa, c'è un mercato, ma non è un mercato che ha una storia come la borsa italiana. Si può facilmente vedere che i trader italiani fanno anche un po' di azioni o di strumenti collegati alle azioni come gli stock future.
Gli esteri, se vengono da paesi dove non c'è un mercato con una storia, una grande cultura, sono più orientati al forex. Bene, grazie Davide, grazie per essere stato con noi. Grazie, un saluto a tutti i telespettatori e agli amici di diretta e un augurio, un in bocca al lupo al team ospite oggi. Bene, e allora andiamo sul team ospite oggi, che è Matfin Traders dell'Università di Torino. Non so se qualcuno di loro è microfonato, Carla. No, ma noi abbiamo la voce forte, ci sentite? Ah, va bene, perfetto. Allora, no, io volevo chiedere un tentativo di spiegazione, se commentano la loro esperienza alla gara, soprattutto dal punto di vista dell'operatività, delle operazioni che hanno fatto, se qualcosa è scappato, e poi non so se hanno visto, ma i primi stanno negoziando strumenti come la lira turca che si muovono in maniera molto più forte, e quindi se questo cambierà la loro strategia. Salve, la ringrazio per ospitarci sul vostro canale. Io sono Damiano, magari vi presentiamo gli altri membri. Vai. Giovanni. Per quanto riguarda la nostra operatività, se avete visto, noi abbiamo operato soprattutto sul forex cambio euro-dollaro, euro-sterlina, che comunque sono abbastanza volatili, soprattutto con le leve che ci permette di usare diretta. Sì, vediamo che i nostri avversari usano strumenti ancora più volatili, però sicuramente avranno una conoscenza di quella particolare valuta che noi non abbiamo. Dunque, buon per loro. No, non cambierete strategia, quindi? No, perché comunque la nostra strategia è già abbastanza rischiosa, dunque non vorremmo eccedere. Ecco, adesso siete flat sul mercato o avete operazioni aperte? Non abbiamo operazioni aperte, no? No, aspettiamo. Intendete aprire qualcosa? Se le occasioni si presenteranno, sì. Adesso dobbiamo valutare ogni occasione che si presenta e cerchiamo di non affrettare le operazioni. Su quale strumento finanziario intendete operare? Ma comunque il cambio euro-dollaro sembra sempre rewarding, sembra sempre darci soddisfazione. Comunque pensiamo di tenerlo sotto osservazione, anche considerando possibili comunicazioni della Fed o della BCE. Attenzione, perché quella è in un box, se andate a infilare in un box, quando uscirà, forse è finito il campionato quando esce dal box, però. Sì. Va bene, voi è la prima volta che vi avvicinate al trading o già facevate trading a prescindere dalla gara? Sì, no, per me è la prima volta, però forse c'è un'altra esperienza. Sì, diciamo, io è già da qualche anno che mi occupo di investimenti più che di trading a breve termine, con le azioni. Non ero completamente digiuno di trading, avevo già visto qualcosa, però l'avevo trovato molto veloce, molto caotico, e quindi diciamo, preferisco vedere di più le azioni. Ecco, vi faccio un'altra domanda, ma l'università vi sta aiutando, le conoscenze che avete acquisito nell'università, nel training, oppure no? Ma secondo me non particolarmente. Questo è confortante, però. È più le informazioni che recepiamo su internet più che strumenti altre università, onestamente. A parte una conoscenza del mercato finanziario in generale, non ci ha spiegato per fare in modo particolare come agire, come comprare. Cioè, l'università non vi spiega come si fanno i soldi, quindi. No. Non credo che lo spiegheranno. Elena, internet batte l'università. Ma che succede? Sì. L'università non spiega come fare i soldi, che ci possiamo fare. Veramente qualcuno dovrebbe spiegarlo in giro, insomma, sarebbe utile. Ecco, senti, dal punto di vista adesso il torneo come prosegue? Si andrà avanti, poi ci sarà una premiazione finale, qual è il calendario? La roadmap dell'università? Sì, allora, il calendario è che dureranno tutto maggio e la premiazione sarà fatta all'IT Forum di Rimini, che credo sia il 14 e il 15 giugno quest'anno. Sì, esatto. Sì, esatto. Quanti anni che si fanno le università di Elena? Sette edizioni. Ecco, alcuni dei protagonisti hanno trovato lavoro poi nella finanza o...
Ma sì, guarda, devo dire che hanno trovato lavoro nella finanza, non solo come trader, ma anche nel campo dell'informazione o anche come trader a gestire la tesoreria di grandi aziende. Ecco, fa curriculum quindi partecipare alle Universiadi. Noi ci speriamo perché è quello, sembra di sì, è quello che vogliamo fare anche per i ragazzi, non solo dare una possibilità di toccare con mano il mercato reale, ma anche dargli un'esperienza che possa essere utile poi nel campo lavorativo. Ecco, quest'anno, Carola, avete deciso di ridurre la perdita, corretto Massima? Sì, prima il limite di perdita era il 40%, quindi 2.000 euro, tanto per sui 5.000 iniziali, quest'anno è del 30%, quindi 1.500 sui 5.000 iniziali. La ragione principalmente è che dopo la fase delle qualifiche, diciamo che secondo noi il numero di team era indubbiamente ridotto, in qualche modo già selezionato. In realtà il mercato ci ha dato non proprio ragione, perché appunto a 2 mesi e mezzo, 3 dall'inizio del campionato abbiamo già 12 squadre che hanno toccato lo stop loss. Però serve anche per gli studenti, perché sia istruttivo, per non fare betting ma fare trading, per scegliere i titoli, i prodotti su cui speculare con la creanza delle nonne, tanto per dire, e poi mantenere una strategia, cercare di seguire la strategia senza farsi prendere da momenti di follia e mettere tutto il capitale sul rosso, sul nero. Ecco Elena, il torneo è sempre più internazionale, ci sei dato lo spaccato, cioè quante italiane, quante estere? Dunque, in realtà passo la parola a Carola, sì, sul numero, perché lei è bravissima. Ecco, ma al di là dei numeri mi sembra che l'internazionalità sia una delle caratteristiche. Sì, assolutamente, assolutamente, tranne la prima edizione che abbiamo volutamente fatto solo in Italia, proprio per capire come organizzarla, per farci un po' le ossa anche noi, tutte le altre edizioni sono state internazionali e ci hanno dato sempre veramente degli ottimi risultati, perché hanno partecipato tantissime nazioni, più del, diciamo, di qualsiasi altra competizione di cui siamo venuti a conoscenza. Per i numeri, come dicevo, lascio a Carola. Ecco, Carola, dacci un po' di numeri rispetto Italia e estero. In realtà, per quanto riguarda la competizione attuale, più o meno sono rispettati i numeri che portano 80% di italiane e 20% di contributo estero. Anche in questo spaccato era così, nei numeri più grandi della fase delle qualifiche, si è rispettata la stessa regola anche tra i qualificati, quindi siamo un 80% italiano, un 20% estero. Ci fa molto piacere che quest'anno ci sono molte squadre appunto che potrebbero magari dire la loro, tra cui io sono molto molto soddisfatta della squadra di Budapest, perché sono moltissimi anni, almeno già il terzo o quarto anno che partecipano alle Universiadi, non sono mai riusciti ad arrivare, diciamo, nella zona positiva, o perlomeno non arrivare sicuramente sul podio. Adesso io ho questo quinto posto lì che mi fa ben sperare, senza nulla togliere a tutti ovviamente. Noi tifiamo per chi vincerà alla fine, siamo dei talent scout, chi arriva sappiamo che avrà in qualche modo successo, o perché deciderà di non seguire questo mondo perché non fa per loro, oppure perché invece diventerà la loro professione. Va bene, va bene. Ecco, io finirei con far parlare i ragazzi. Che strategia adottate per entrare sul mercato? Analisi tecnica, analisi grafica, analisi fondamentale, analisi quantitativa, visto che venite dalla matematica finanziaria? Beh, prima di tutto buon senso, guardiamo un po' come il sentiment del mercato. E poi, visto che abbiamo queste operazioni molto puntuali, non sul lungo termine, viaggiamo molto su, diciamo, un'analisi mista. Sì. Il colpo di fortuna. no, ma io infatti quando ho visto il più 107%, credevo che era, però ho visto i trade poi e effettivamente
rispondono a criteri, poi sui mercati non è che esistono operazioni in perdita e operazioni in guadagno, esistono operazioni corrette e scorrette. Anche un'operazione in perdita può essere comunque un'operazione fatta bene e correttamente. Ho visto che hanno operato sulla sterlina, mi sembra di capire. Sì, è euro sterlina. Sì, per quale motivo? Quello è un, tra l'altro è un tasso di cambio che si era ingabbiato. Ma perché adesso siamo nel periodo Brexit, a volte ci sono notizie che influenzano i mercati, dunque se uno riesce ad anticipare il trend ci sono buone opportunità. Va bene, un altro strumento che avete utilizzato è il Brent, il petrolio. Sì, quello ci aveva dato parecchie soddisfazioni in fase di qualifica, primo semestre. Adesso non siamo riusciti bene a prevederlo, dunque abbiamo avuto qualche perdita sul Brent, dunque sì, dipende dalle volte. Va bene, allora, l'altra squadra, secondo quelli il team di Praga, sembra ben staccato sulla graduatoria. Avete degli ultimi aggiornamenti oppure l'ultima classifica è quella che compare sul sito? L'ultima classifica è quella che compare, sono stati molto bravi, hanno fatto 131 eseguiti dal 12 di febbraio, per cui diciamo che se continuano con questi ritmi, diciamo che sembra che siano irraggiungibili, almeno in termini di intermediato. Poi per il momento questo modo di fare trading sta pagando, devo dire che è molto costruito e molto pensato, esatto, non è la fortuna come dicevamo prima e come dicevi giustamente prima tu. Effettivamente stanno veramente operando tanto, speriamo che non cadano nell'overtrading, che per i ragazzi delle universiadi spesso è stato la causa di forti scivoloni. Vero. Ecco, caro, la squadra che ha fatto più eseguiti solitamente è quella che ha vinto o non c'entra nulla? No, non sempre, non c'è una correlazione così netta. Diciamo che è capitato che squadre che hanno fatto molti eseguiti, soprattutto nelle ultime edizioni con il Forex, siano riusciti a costruire con un numero elevato di eseguiti una buonissima performance. È anche vero che ci sono delle squadre che sono arrivate a podio facendo veramente poche operazioni. Dipende un po' dalle modalità di trading, dicevo io, il rischio grosso è quello di vedere che tutto va bene e quindi continuare ad operare anche laddove magari si potrebbe prendere la posizione di non fare nulla e quindi cadere nell'overtrading e incassare dei brutti colpi. Questo è l'unico grande rischio di fare tante operazioni, forse troppe. Bisogna darsi anche una misura. Ecco Elena, la domanda, la partecipazione avviene più da parte degli studenti o sono i docenti anche che cercano di coinvolgere i docenti, gli studenti? No. Devo dire che sono soprattutto gli studenti interessati e poi gli studenti coinvolgono i docenti. Sono veramente pochi i docenti che hanno diciamo un'iniziativa propria e poi coinvolgono gli studenti. E devo dire, noi speriamo che siano sempre di più perché in realtà pensiamo di dare veramente un'opportunità di conoscere i mercati finanziari. Comunque veramente l'iniziativa è la riscontriamo molto molto da parte degli studenti che coinvolgono poi i docenti che poi vengono coinvolti anche con entusiasmo. Bene, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Grazie mille. In bocca al lupo anche agli studenti. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa e poi ritorniamo subito dopo con il resto della programmazione di Le Fonti TV.